Buongiorno, sono Ugo Boraschi della ditta Boraschi Casa in Legno. Oggi vi parlerò di costruzioni in legno. Le costruzioni di legno hanno acquisito un certo interesse per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche che hanno, che sono la durabilità, anche se non può sembrare vero, la resistenza al fuoco, la resistenza al terremoto, il benessere della casa in legno e per ultima cosa il risparmio energetico, perché una casa in legno ha delle spese di gestione che più o meno sono il 10% di quelle di una casa tradizionale. Con le case in legno ormai si sono raggiunti livelli, direi buoni livelli, anche perché si riescono a costruire 10-12 piani in città, in qualsiasi ambiente. Per fare una casa in legno serve prima di tutto l'esperienza, perché il legno, come tutti i materiali, ha i suoi limiti, va trattato in un certo modo. Le competenze sono le più svariate, perché si parte a livello tecnico, dal geometra, dall'ingegnere, dall'architetto, fino ad arrivare poi alle maestranze, che servono maestranze a livello informatico, perché avendo dei centri di lavoro a controllo numerico, chiaramente abbiamo bisogno di un falegname che comunque abbia competenze informatiche, perché altrimenti non riesce a far funzionare la macchina. E poi abbiamo bisogno dei vecchi mestieri, perché per fare la casa serve il falegname, serve il piastrellista, serve il cartongessista, servono tutte le persone che servivano una volta, e queste serviranno sempre e sempre di più. Per quanto riguarda le lavorazioni e la costruzione delle case in legno, diciamo che qualche anno fa la casa in legno veniva fatta con le macchine tradizionali di falegnameria, che poteva essere la pialla, poteva essere la seganastro, potevano essere le macchine proprio classiche da falegname. Da qualche tempo si è iniziato a usare una qualità diversa di legno, che è il legno lamellare, che sono praticamente, li possiamo definire come dei semi lavorati. Non c'è più il legno grezzo che veniva piallato, lavorato, ma c'è il legno che arriva direttamente già a misura, calibrato. Questo ci dà la possibilità di usare i centri di lavoro a controllo numerico. Non ci sono più le macchine tradizionali, ma ci sono questi centri di lavoro che ci permettono di sagomare, di fare qualsiasi cosa sul legno, con una precisione millesimale proprio. Con questo cambiamento di tipologia di materiale usata, chiaramente anche la tipologia di manodopera verrà praticamente un po' cambiata, nel senso che non servirà più il manovale, diciamo, che pialla il legno, ma servirà una competenza diversa, nel senso che ci saranno da usare macchine che saranno dei computer praticamente, quindi di conseguenza il personale dovrà essere personale specializzato, specialmente a livello informatico. Rimarranno sempre comunque alcune lavorazioni che andranno rigorosamente fatte a mano. Se siete pronti a scoprire il mondo delle piccole imprese, noi siamo qui e vi aspettiamo.